un argomento di ricerca e di studio all'interno del mio corso di Landscape Design all'Accademia di Brera. Chiedevo allo studente una risposta poetica alla comprensione del luogo, utilizzando anche e trovando l'empatia. Fu proprio una sera, a conclusione della lezione, che un amico mi presentò Menotti Lerro. Ne ebbi subito una bellissima impressione, tanto è vero che il giorno seguente lo invitai a partecipare a una mia lezione. Alla fine discutemmo a lungo del ruolo dell'artista, del poeta, dell'attore. Così pensammo di organizzare un seminario di studio sul paesaggio, nel senso del paesaggio, sull'oggetto, sull'oggetto poetico, l'oggetto significante. Al termine del corso riflettemmo, sentimmo la necessità di scrivere qualcosa, di lasciare una traccia. Nacque così il nostro nuovo manifesto sulle arti, il primo capitolo di una lunga storia che poi andò avanti con la creazione del movimento empatico. Ma paesaggi entropici e anche la mia storia personale ha fatto sì che ho creato una serie di opere pittoriche dedicate più al tema dell'ombra, alla necessità di scoprire una relazione con i luoghi, con la poetica. Come gli artisti dalle andate scavavano per cercare l'empatia, per trovare i sedimenti, nelle mie opere passavo velature, sedimenti di pittura, per creare quello stato d'animo che rimandasse quei territori dell'oltremargine, i territori desertici che hanno con me hanno un fascino impenetrabile, sono la mia poetica esistenziale. Tutto questo è frutto di un'osservazione profonda, è l'empatia per le cose, per la natura. Tutto è empatia. Grazie, buona empatia a tutti. Bene, è un ottimo.